In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa bufanda, ossia uno scaldacollo che si può alzare e funge anche da cappello. Io lo adoro, ne ho fatto uno tanti anni fa ai ferri che vi è piaciuto tantissimo. Ho deciso di riproporlo anche quest'anno, però con una lavorazione diversa e con dei filati diversi. Oggi vi ho infatti, per realizzare questa che ho chiamato bufanda hoop, io sono andata a unire due filati completamente diversi tra di loro. Al solito mi piace quando faccio questi abbinamenti, che sono l'acchiappasogni e il filo folie mignon dell'Adrian Wool. Vedete, sono completamente diversi eppure insieme funzionano benissimo. Ho lavorato due gomitoli dell'acchiappasogni e uno del filo folie mignon. Ho creato sul mio sito Filati Elsa dei kit dove vi ho messo alcune combinazioni di colori che secondo me andrebbero benissimo appunto per creare questo scaldacollo. Voglio farvene vedere alcune. Queste, che va sulla tonalità del blu, bellissimo, questo blu stacca veramente molto e mi piace per questo, quindi non il classico tono sul tono. Oppure ho pensato di unire il nero al grigio, anche qui per staccare, vedete, in modo tale che venga una lavorazione per questo e non venga troppo tono sul tono. Però ho fatto anche dei kit dove trovate comunque la lavorazione tono su tono. Scusate, stava cadendo il gomitolo. Se avete delle femminucce, delle nipotini o delle figlie piccole che vogliono farsi fare questo cappello, ma voglio questo scaldacollo cappello, ma vogliono dei colori più appunto da bambine, mettiamola così, vi consiglio questa combinazione dove abbiamo il lilla con il lilla. Non si può definire neanche questo tono su tono, perché come potete vedere questo va più sul rosato, mentre questo è proprio un classico lilla e sono il colore 208 e 134. Come vi ho detto, quindi io sul sito ho fatto questi kit dove ci sono due acchiappasogni e un filo folie mignon. Ora mi raccomando, se voi volete fare questo scaldacollo più largo oppure più lungo, e in questo caso io ve lo sconsiglio, se volete farlo più largo ok, anche se non fatelo troppo perché altrimenti qui vi viene troppo alto, però anche farlo più lungo secondo me non va bene, per il semplice motivo che poi altrimenti qui scenderebbe troppo e quindi alla fine perderebbe un po' la sua utilità. Quindi io vi consiglio di comunque di fare la mia stessa numero di catenelle, di maglie iniziali, che non mi ricordo quali sono ma nel tutorial lo dico, e fare la mia stessa lunghezza. Il mio scaldacollo cappello è largo circa 33 cm e lungo circa 70 cm, come secondo me è una misurazione perfetta. Se però, come ho detto, volete farla più alta, volete farla più lunga, in quel caso dovete andare a prendere un gomitolo in più del filo folie mignon, perché dell'acchiappasogni, del secondo gomitolo, ve ne avanza, mentre invece del filo folie mignon non avanza niente. Quindi se volete farla appunto più larga o più lunga, andate a prendere un gomitolo in più, che trovate sempre disponibile sul mio sito. Per quanto riguarda la lavorazione, io ho fatto un unico rettangolo, quindi un rettangolo, ho lavorato con i ferri del numero 8, mi raccomando, se avete una mano stretta o lavorate anche con i ferri dell'8,5 o del 9, non andate oltre al 9, altrimenti la lavorazione non verrebbe bene. Se invece avete una mano molto morbida, vi consiglio di andare a lavorare con i ferri del numero 7, mi raccomando, nel caso del che andate a fare il numero 7, comunque mettete due maglie in più rispetto a me, quindi non so, io adesso se ne ho fatte 42 o 40, non ricordo più, però mi raccomando, se andate a usare i ferri un po' più piccoli perché avete una mano molto larga, vi consiglio comunque di andare a mettere due maglie in più. Detto ciò, prima che mi dimentico, questa lavorazione è semplicissima, sono 12 giri che vanno sempre ripetuti, me la abbasso un po' perché inizio a avere un po' di caldo, sono 12 giri che vanno sempre ripetuti, sono semplicissimi. Io vi consiglio comunque di scriverli su un foglio in modo tale che non dovete poi ogni tanto riandare a vedere il tutorial per capire cosa vi siete dimenticato. Quindi vedete il tutorial, appuntatevi i giri da dover fare e avrete poi questa splendida creazione, lavorazione che è veramente molto semplice. Detto ciò, noi ci vediamo presto con un nuovo tutorial, spero il prima possibile, sto lavorando tanto in questo periodo e mi raccomando, se decidete di farla, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra bufanda, ossia il nostro scaldacollo cappello, io ho deciso di lavorare insieme all'uncinetto questi due filati, l'acchiappasogni e l'Adrian Wool. In particolare io sono andata a unire il verde al mio a questo, diciamo, beige, però qui come potete vedere ho fatto qualche altro abbinamento colore, qualcosa di un po' più femminile, molto più femminile, ha unito questi due colori del lilla. Vi ricordo che un colore, che un filato dell'acchiappasogni della Mistico, l'altro è filo folie mignon dell'Adrian Wool. Quindi
invece ho unito un colore particolare del blu con il acchiappasogni blu, oppure ho unito il grigio con il nero. Diciamo che comunque sul sito vi metterò dei kit apposta dove ho messo dei colori insieme in modo tale da poter scegliere tra le varie combinazioni. Detto ciò, io lavorerò con i ferri del numero 8 e io nella mia bufanda andrò a montare 42 maglie, mentre qui ne ho messe solo 10 per far vedere la lavorazione. Per fare lavorando 42 maglie con i ferri del numero 8, io ho avuto una larghezza di circa 33 centimetri e voglio andare a lavorare fino ad avere almeno diciamo 65, se non anche 70 centimetri, perché non voglio lo scaldacollo troppo stretto, in modo tale che mi è più facile alzarlo per farlo diventare poi un cappello, lasciando comunque la parte dietro più coperta. Detto ciò, quindi andiamo a fare i nostri giri. Primo giro, lavoriamo tutto a diritto. Mi raccomando, se poi non volete riascoltare il video, sono semplici giri, però casomai segnatevelo in un foglio in modo tale che poi, come vi ho detto, non dovete andare a risentire. E un'altra cosa molto importante, usate il marcatore in modo tale, scusate, il marcagiri, il contagiri, il contagiri per andare a contare i giri, in modo tale che se dovete fermare la lavorazione sapete in quale giro vi state fermando. Quindi, primo giro vado a lavorare tutto a diritto. Mi raccomando, io la prima maglia non la lavoro mai, quindi vado a lavorare tutte le mie 10 maglie a diritto. Quindi semplicissima la lavorazione. Andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto. L'ultima maglia invece io la lavoro, quella che non vado mai a lavorare è sempre la prima maglia, mentre l'ultima la lavoro sempre. Quindi abbiamo fatto il nostro primo giro. Secondo giro, di nuovo andiamo a lavorare tutte le nostre maglie a diritto. Quindi la prima non la lavoro, vado direttamente sulla seconda e vado a lavorare tutte le maglie a diritto. Quindi anche qui molto semplice. Terzo giro, di nuovo vado a lavorare le mie maglie tutte a diritto, quindi la prima non la lavoro e di nuovo vado a lavorare tutte le mie maglie a diritto. Quindi stiamo al terzo giro e stiamo lavorando tutte le maglie a diritto. Mi giro con i ferri, quarto giro, di nuovo tutto a diritto. Quindi quarto giro, tutto a diritto. Quindi davvero molto semplice. Quinto giro, di nuovo tutto a diritto. Dopo questo giro inizieremo a modificare. Però per il momento, scusate, la prima non la lavoro. Mi è uscita la acchiappasogni prima, quindi lo vado un attimo a recuperare. Quindi dicevo, quinto giro, di nuovo tutto a diritto in questa maniera. Sesto giro, questa volta non lavoriamo più a diritto, ma andiamo a lavorare al rovescio. E ancora, la prima maglia non la lavoro, tutte le altre maglie le lavoro al rovescio, in questa maniera. Quindi ricordatevi, sesto giro, tutto al rovescio.
ancora mi giro con la lavorazione, settimo giro vado a lavorare tutto a diritto, quindi la prima non la lavoro, le altre maglie le vado a lavorare a diritto. Quindi scrivete settimo giro, tutte le maglie a diritto. Ottavo giro, tutte le maglie a rovescio. Quindi la prima sempre non la lavoro e le altre maglie tutte a rovescio. Quindi ripeto l'ottavo giro, andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio. Nono giro, di nuovo tutte le maglie a diritto, quindi la prima non la lavoro e vado a lavorare tutte le maglie a diritto. Quindi ripeto, nono giro, tutte le maglie a diritto. Decimo giro, di nuovo tutte le maglie a rovescio, la prima non la vado a lavorare e vado a lavorare tutte le altre maglie a rovescio. Scusate, ho fatto cadere uno dei gomitoli, quindi ripeto tutte le altre maglie le lavoro a rovescio. E va bene, devo spostarmi un po' questo, ok. Bene, stiamo arrivando alla fine, andiamo a fare l'undicesimo giro a diritto, quindi la prima maglia non la lavoro, lavoro tutte le altre maglie a diritto, sempre in questa maniera. E possiamo andare a fare il nostro ultimo giro, quindi dodicesimo giro, vado a fare tutte le maglie a rovescio. Quindi i giri da fare totali sono 12. I primi 5 sono tutti ferri a diritto, dal sesto al dodicesimo si alterna giro a diritto, giro a rovescio. Per questo vi ho detto che è meglio che ve lo scriviate su un foglio in modo tale da ricordarvelo. Quindi, come potete vedere, questa è la lavorazione. Adesso si ricomincerà quindi con questi giri, sono 12 in totale, ripeto, 5, i primi 5 sono a diritto, dal sesto al 12 si alterna uno a diritto, uno a rovescio. Vi faccio vedere la lavorazione come viene, scusate, lì era la cucitura, ecco, verrà in questa maniera. Quindi se continuo a lavorare questi 12 giri, io vi dirò per quanti centimetri sono andata a lavorare, quindi non vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, ma vi dirò infine alla fine quanti centimetri mi è venuta la mia il mio rettangolo, chiamiamolo così, che poi vi farò vedere come cucire, semplicissimo, e poi potremo sfruttarlo come scaldacollo e anche come cappello.
Allora, ho terminato di lavorare in lunghezza il mio rettangolo e ho lavorato per circa 70 centimetri, quindi dall'inizio fino alla fine ho lavorato per circa 70 centimetri, ripetendo sempre i miei giri, quindi ho ripetuto sempre i giri fino ad arrivare a 70 centimetri e ho finito con facendo i primi 4 giri, quindi tutti i primi 4 giri che vi ricordo ho fatto tutto a diritto. Adesso devo andare a cucire il mio scaldacollo, quindi lo piego in questa maniera e devo andare a cucire la parte iniziale con la parte terminale di quest'angolo, di questi lati più corti. Naturalmente voi potete fare questo scaldacollo anche più lungo o più corto a seconda di quello che vi piace lo scaldacollo. Io diciamo che l'ho fatto meglio, in poche parole non mi stringerà intorno al collo, quindi non l'ho fatto stretto, l'ho fatto morbido perché comunque è alto, quindi non mi serviva che fosse troppo stretto. Bene, quindi vado a cucire i miei lati, vi faccio vedere come. Salto le maglie che ho fatto inizialmente, quindi piego un po' per entrare da questo lato. Quindi faccio una lavorazione, una cucitura molto semplice, passando avanti e dietro. Quindi vedete, è veramente molto semplice. Continuo a cucire in questa maniera. Mi raccomando, non tirate troppo il filo. Dicevo, continuerò a cucire in questa maniera fino ad arrivare alla fine. Una volta fatta questa cucitura, il mio scaldacollo sarà terminato.